Furti e rapine tra la Versilia e il Levante Ligure, i carabinieri di Sarzana arrestano i due criminali. 2.400.000 euro le risorse destinate a lavori per il miglioramento antisismico sugli edifici scolastici alla Spezia. L'opposizione attacca Peracchini, attendiamo notizie sulla programmazione culturale di spettacolo dell'estate. Levanto ripristinato il sentiero che unisce il centro storico alla vallata. Precetto pasquale delle Forze Armate, questa mattina le celebrazioni presiedute dal vescovo Palletti. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il TLS Giornale. Apriamo con la cronaca, lo avete sentito dai titoli, arrestati dai carabinieri della compagnia di Sarzana, i responsabili di una serie di furti e rapine tra la Versilia e il Levante Ligure. Ce ne parla Sergio Diofili. I carabinieri della compagnia di Sarzana hanno arrestato un cittadino polacco ed uno marocchino, rispettivamente di 23 e 32 anni, destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca. Il giovane polacco è stato rintracciato dai militari a Massa, mentre il complice si è visto notificare il provvedimento in carcere a conclusione di una lunga attività di indagine condotta dai carabinieri. Il 31 gennaio scorso, nel corso di un controllo all'interno dell'area adiacente alla stazione ferroviaria di Sarzana, i militari avevano controllato i due giovani stranieri trovandoli in possesso di vari oggetti, tra cui documenti, telefoni e una tessera bancomat, oltre a un sacchetto di monetine che a seguito di accertamenti sono risultati il frutto di una rapina e di un furto compiuta a Viareggio quella stessa mattina, quando i due giovani, come si vede nelle immagini della videosorveglianza, dopo aver infranto a colpi di piccone la vetrina di un negozio ed averlo svaligiato, avevano poi rapinato il titolare di un vicino esercizio commerciale che si era trovato ad assistere alla loro fuga. I due lo avevano aggredito colpendolo con calci e pugni, minacciandolo con un cacciavite e portandogli via, dopo averlo gettato a terra, uno zainetto contenente parte della refurtiva poi trovata a Sarzana. Gli investigatori hanno così ricostruito una serie di episodi di cui i due si sarebbero resi responsabili nell'arco di un mese, e in particolare il furto di uno scooter e uno ai danni di un bar di Bolano. Il lavoro dei carabinieri, che hanno esaminato ore di filmati relativi a furti commessi con la stessa tecnica e confrontato le impronte digitali, ha consentito così di addebitare anche un furto commesso ai danni di uno studio medico di Viareggio. La refurtiva era poi stata nascosta in un rudere nei pressi dello scalo ferroviario sarzanese, lo stesso dove i due erano stati sorpresi dai carabinieri. Ieri mattina la giunta Peracchini ha approvato su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi una serie di progetti relativi a interventi strutturali su edifici scolastici cittadini e sull'adeguamento antincendio di Palazzo Civico. I progetti presentati dal Comune della Spezia sono entrati nella graduatoria stilata dalla Regione risultando meritevoli e saranno quindi finanziati per un totale di 1.200.000 euro. Dai banchi dell'opposizione si alza un coro rivolto al sindaco Peracchini, che detiene anche la delega alla cultura. L'estate è vicina e la stagione turistica sta entrando nel vivo. La programmazione culturale di spettacolo è fondamentale per il turismo e la comunità dei cittadini. E niente si sa sulla programmazione eventi e spettacoli per l'estate spezzina negli estremi del nuovo bando e neppure se ci sarà. Non sappiamo nulla nemmeno del Festival del Jazz. L'istanza porta le firme di Guido Mellele, alias Spezia, Federica Pecune del PD, Paolo Manfredini del Partito Socialista, Luigi Liguori di Spezia Bella Forte Unita e Massimo Lombardi di Spezia Bene Comune, che proseguono dicendo buio assoluto a 3 mesi dal periodo del festival e cosa ne sappiamo dello spazio della Pinetina. E queste sono solo le urgenze, concludono, nulla sappiamo e nulla sanno i cittadini della riorganizzazione del settore culturale, dei progetti per il rilancio dei nostri musei cittadini, di una strategia complessiva che tenga assieme qualità, sostenibilità finanziaria, ricadute economiche e sociali di un settore fondamentale come quello della cultura. Concludono.
È scontro in consiglio comunale sul DDL Pillon. La mozione discussa ieri sera in consiglio è stata respinta, 9 sì, 14 no e 5 astenuti. Al consiglio era presente anche il comitato No Pillon, che ha esposto cartelli di protesta. A difendere il disegno di legge voluto dal senatore leghista Simone Pillon sono state la Lega e Forza Italia. La consigliera Patrizia Saccone del gruppo misto e i tre consiglieri di Spezia Popolare, il gruppo di Andrea Costa, si sono invece astenuti, spaccando così il fronte della maggioranza. Compatto il centrosinistra a sostegno della mozione, mentre le due consigliere dei 5 Stelle hanno espresso voto favorevole, ricordando come il Movimento 5 Stelle a livello nazionale abbia detto che questo DDL dovrà essere rivisto. Intanto il comitato No Pillon della Spezia ha annunciato di voler continuare sulle piazze e nelle istituzioni locali la battaglia contro questo disegno di legge. Giulio Guerri fa parte del gruppo consiliare che porta il nome della lista da lui fondata nel 2012 per la nostra città con Giulio Guerri, e da quando è nel consiglio comunale mai ha pensato di uscire per entrare a far parte del gruppo misto. Il coordinamento smentisce infatti categoricamente il contenuto della nota dell'associazione Effetto Spezia, come anche da noi diramata, nella quale si faceva appunto riferimento al passaggio di Guerri al gruppo misto. Voltiamo pagina. A Levanto è stato ripristinato il sentiero tra la Torre dell'Orologio e Sopramare, un punto panoramico di grande interesse paesaggistico che collega proprio il centro storico alla vallata. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Il comune di Levanto prosegue nell'ampliamento della rete sentieristica che solca la sua vallata, recuperando antichi tracciati che erano rimasti per molti anni in stato di abbandono e non percorribili dagli escursionisti. L'ultimo intervento di riscoperta degli antichi percorsi pedonali riguarda il tracciato che dalla Torre dell'Orologio conduce verso Sopramare, attraversando la collina cosiddetta di Camillotto, un luogo panoramico molto noto nel paese rivierasco. Si tratta di 1,3 km di tracciato, il cui ritorno alla luce riveste una grande importanza, perché consente di completare un anello che attraverso un percorso di 2,5 km che si snoda sia nel bosco che nella vegetazione più bassa, unisce la rete sentieristica del centro storico a quella della parte orientale della vallata. L'intervento, spiega Claudio Podestà, uno dei soci della ditta che ha l'incarico della manutenzione dei percorsi escursionistici dal comune, è consistito nell'individuazione del sentiero, che ormai non era più visibile, nella totale ricostruzione della parte compresa tra Camillotto e Sopramare e nella pulizia dalla vegetazione della parte iniziale tra la Torre dell'Orologio e Camillotto. Ne è emerso un percorso di grande bellezza naturalistica e ambientale, che si può intraprendere dal centro storico del paese sia in senso orario che in senso antiorario, e che può riportare alla partenza dopo un giro panoramico di 2,5 km a ridosso del mare, oppure può consentire di innestarsi su varianti in quota che, attraversando la parte orientale della vallata, si collegano all'intera rete escursionistica levantese. Ora l'obiettivo è l'inserimento anche di questo tratto nella rete escursionistica ligure. Domani, mercoledì 10 aprile, il presidente Giovanni Toti e l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone saranno impegnati in alcuni sopralluoghi nei comuni di Ameglia e Sarzana. Alle 15 nel comune di Ameglia avverrà un sopralluogo di fine lavori al quarto lotto sugli argini del Magra. A seguire, intorno alle 16, un sopralluogo ai lavori di ripristino della pulizia del litorale nella spiaggia libera a Fiumaretta. Seguirà infine un ultimo sopralluogo nelle spiagge libere di Marinella. La maggioranza di centrodestra in regione ha approvato la legge dell'assessore Mai sui parchi. Con l'approvazione di oggi i confini dei parchi saranno certi, ridefiniti secondo le esigenze segnalate dal territorio. Questa legge, ha detto l'assessore Stefano Mai, rappresenta la volontà di riformare la normativa regionale, eliminando situazioni dubbie, obsolete o di contrasto normativo. Voto contrario di PD e Rete a Sinistra, Liberamente Liguria e del Movimento 5 Stelle. Un provvedimento sbagliato, secondo le opposizioni, che oltre a cancellare 1.000 ettari di aree protette in Liguria, rappresenta un'occasione persa per il territorio, maglia nera tra le regioni italiane per la tutela dei parchi.
A partire dal 18 aprile, a pochi giorni dai ponti della Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio, in vista della stagione estiva, non ci saranno più cantieri su tutte le autostrade della Liguria. È questa la decisione che è stata presa durante la riunione del tavolo sulla viabilità questa mattina in prefettura, alla presenza di Regione Liguria, del prefetto, dei soggetti concessionari autostradali, vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la protezione civile. Una scelta che va nella direzione di facilitare gli spostamenti in vista dell'inizio della stagione più significativa sul fronte turistico, presa anche per garantire agli operatori portuali le migliori condizioni possibili e una circolazione efficiente. Sono allo studio inoltre limitazioni per i fine settimana cosiddetti da bollino rosso per il traffico. Il tavolo rimarrà aperto e già nelle prossime settimane si svolgerà un nuovo incontro per fare il punto della situazione. Questa mattina nella chiesa parrocchiale di Piazza Brin si è svolta la celebrazione del precetto pasquale delle forze armate. A presiedere le celebrazioni il vescovo Palletti. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Celebrato questa mattina presso la parrocchiale di Nostra Signora della Salute in Piazza Brin il precetto pasquale delle Forze Armate. La celebrazione, presieduta dal vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti e concelebrata dai cappellani militari, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili insieme al personale della Marina Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Aviazione e della Polizia di Stato. Presenti anche le associazioni d'arma con i loro labari. Un momento significativo e ricorrenza piacevole, come ha ricordato il vescovo all'inizio dell'omelia, nel corso della quale ha dato un senso preciso al sacrificio di Cristo sulla croce, preludio alla Pasqua di resurrezione e di luce per tutti. È altrettanto significativo pensare quell'affermazione che poi fa il Signore al centro del Vangelo: quando sarò innalzato, attirerò a me ogni cosa. E noi sappiamo che questo essere innalzato ha un duplice significato, o meglio, ha due volti di un grande significato. Uno che è un significato immediato, storico, l'essere innalzato sulla croce. L'altro che è un significato ancora più, potremmo dire, misterioso ma importante, ed è la sua ascensione al Padre. Di fatto Gesù viene innalzato. Il credente in questo vede il Salvatore. Per noi il Cristo crocifisso è il Cristo Salvatore. Lì dove tutto sembra essere sconfitto, tutto invece si muta in una vittoria nuova. Però fa anche pensare come questo segno dell'essere innalzato, questo uomo della storia, in quanto credenti ovviamente lo accogliamo come figlio di Dio, dunque come Dio, ma fa pensare come questo crocifisso di fatto ancora oggi sia un discrimine forte. C'è chi lo accetta, c'è chi lo rifiuta, certo nessuno può non guardarlo. Perché? Perché è l'esperienza vitale della nostra esistenza. Il Cristo non porta a noi la croce, ma porta con noi la croce. Tolto Lui rimane la croce, in quanto incomprensibile evento di morte. Al termine della celebrazione, la preghiera alla patria e a nome di tutti, il ringraziamento al vescovo da parte di Don Maurizio Galeotti, che ha preceduto la benedizione solenne ai convenuti e alle loro famiglie. Anche quest'anno la Conferenza Episcopale Italiana lancia la sfida alle parrocchie e alle associazioni con il concorso Tutti per Tutti per promuovere e valorizzare l'adesione all'8 per 1000. Ne abbiamo parlato con l'economo diocesano Monsignor Orazio Lertora. Don Orazio, la Conferenza Episcopale Italiana ci invita ad una sfida, Tutti per Tutti. Di che cosa si tratta? Si tratta di un concorso, di un'opportunità che la CEI lancia perché ci sentiamo impegnati nella diffusione della questione dell'8 per 1000.
ma anche per aiutare le parrocchie che hanno bisogno, con un piccolo contributo. E il concorso è fatto di due aspetti, un contributo che può essere semplicemente devoluto con un'iniziativa, un'assemblea in cui si parla, tutto questo entro il 31 maggio di quest'anno, dell'8 per 1000, e arriva un contributo che la parrocchia può destinare alle proprie attività. L'altra parte, ancora più interessante, una sfida, tutti per tutti, un concorso nazionale, il primo premio addirittura di 15.000 euro, che raccoglie le idee del nostro mondo, e non solo, basta che sia veicolato dal nostro mondo, per iniziative di carattere sociale, educativo, assistenziale, e ci sono diversi premi, ripeto, il primo 15.000 non credo che sia da poco. I laici siano spronati insieme ai sacerdoti a partecipare a questo momento significativo, che è anche un momento di comunità per renderci utili per la nostra Chiesa e per le singole parrocchie. Dove si possono trovare ulteriori informazioni? Sul sito internet della Conferenza Episcopale? Il sito della CEI, quello poi si va dentro la tendina del sostentamento della Chiesa e si trovano tutte le indicazioni. Io sono comunque disponibile eventualmente se qualche confratello volesse raggiungermi e avere spiegazioni più veloci. E allora non perdiamo questa opportunità, un'opportunità che ci è data appunto di in qualche modo di giocare, ma di fare un gioco costruttivo per misurarsi benevolmente insieme alle altre parrocchie, ma di ottenere anche un risultato utile per le tante attività parrocchiali che hanno bisogno di qualche risorsa per poter essere fatte al meglio. Grazie Don Orazio. Grazie. E questa sera, durante Essere Chiesa Oggi, in onda a partire dalle 21, andrà in onda proprio sul tema un approfondimento. Digitalizzazione delle imprese, atto terzo. Parte domani in tutta Italia il nuovo bando per i voucher 4.0 lanciato dalle Camere di Commercio per permettere ad aziende di agganciare la quarta rivoluzione industriale. Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione risorse fino a 10.000 euro di valore che potranno essere utilizzate dagli imprenditori per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0. Le imprese avranno tempo a partire da domani, il 10 aprile, fino al 15 luglio, per richiedere i contributi alla Camera di Commercio Riviere di Liguria. L'ufficio elettorale del Comune della Spezia, al fine di garantire il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, nonché per gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le elezioni europee, rimarranno aperti da sabato 13 a mercoledì 17 aprile dalle 8 alle 12. Lunedì 15 gli uffici saranno aperti anche nel pomeriggio dalle 14 alle 16. Il consigliere della Proloco Egidio di Spigna, della Proloco di Cadimare, è stato premiato dalla Fondazione Mario Tobino, comune di Vezzano Ligure. A Di Spigna è stato conferito il 10° premio letterario alla poesia. Inaugurato ieri sulla facciata della scuola media Dante Alighieri di Castelnuovo Magra, il murales dedicato alla partigiana Wanda Bianchi. Vediamo il servizio di Giulia Mainenti e Raffaele Maulella. Grande partecipazione ieri a Castelnuovo Magra per l'inaugurazione del murale dedicato a Wanda Bianchi, la partigiana Sonia scomparsa nel 2014, il cui volto campeggia da pochi giorni su una facciata della scuola media Dante Alighieri. Un luogo non casuale, visto che lì lavorò come bidella per una trentina d'anni, per poi ritornarvi molte altre volte per raccontare ai ragazzi la propria esperienza di staffetta durante la resistenza in Val di Magra. Ricordare e non dimenticare, perché questo non succeda mai più. Un omaggio ad una figura amatissima da tutta la comunità e celebrata nell'ambito delle iniziative per il 74° anniversario della liberazione da Ampi Castelnuovo e Archivi della Resistenza, con il patrocinio del Comune. L'opera, accompagnata dalla frase di Wanda «Chi lotta e chi continua a resistere non invecchia mai», è stata invece realizzata dal collettivo Ortica Noodles con Walter Contipelli, Alessandro Breveglieri, Luca Serturini e Alessandra Montanari.
Alle parole di Wanda aggiungo che chi resiste non muore mai e quello di oggi è un bel momento per tutti, perché la sua è stata una presenza forte nelle nostre scuole. È stata narratrice di quelle vicende con parole semplici e disarmanti, ma anche con grande forza. Così ha affermato non senza emozione il sindaco Montebello, davanti ai ragazzi, genitori e cittadini. Wanda, ha aggiunto, è stata una donna amata e conosciuta da tutti, che ha lasciato un segno profondo perché ha speso la sua vita non per far vincere un'idea, ma affinché tutti avessero pari opportunità di esprimere le proprie, anche chi negava il ventennio che il nostro paese ha vissuto. Simona Mussini, in rappresentanza di Archivi della Resistenza, ha sottolineato come il murale sia un doveroso omaggio a una delle figure più amate del territorio e un modo per intercettare un pubblico più giovane e sensibile, al quale parlare di resistenza. Molto sentita anche la testimonianza del partigiano Giorgio Mori, che ha ricordato Sonia, ma anche tutte le donne che non hanno solo combattuto, ma hanno dimostrato di essere capaci di cose inimmaginabili. Luca Marchi, di Ampi Castelnuovo, ringrazia l'amministrazione per aver realizzato il progetto e i familiari di Wanda. Per lui ora la vera sfida è portare avanti la memoria della Resistenza. Arriva alla Spezia, all'Istituto Professionale Alberghiero Casini, la nuova tappa del percorso di educazione finanziaria e consapevolezza economica che coinvolge tutte le province della Liguria. Organizzata dalla FEDUF e da Banca Carige, l'iniziativa che lo scorso anno scolastico ha permesso di sensibilizzare oltre 1000 studenti liguri sul tema dell'economia e delle finanze, accoglie in questa nuova tappa del percorso formativo un centinaio di studenti spezzini. Si terrà nel fine settimana del 25 e 26 maggio il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana. Gli interessati potranno partecipare senza impegno alla presentazione del corso venerdì 17 maggio alle 18 nella sala corsi della Croce Rossa a Fabiano per avere tutte le informazioni. Aperte le iscrizioni per il corso Ex Rec di CESCOT Confesercenti per l'attribuzione dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell'attività di vendita nel settore alimentare. Il percorso formativo avrà una durata di 100 ore. E Confartigianato Imprese La Spezia sta organizzando un corso professionale che intende formare soggetti qualificati in possesso delle conoscenze così da poter svolgere l'attività di rappresentante e o agente di commercio. Il corso prenderà il via il 15 aprile al raggiungimento di 8 partecipanti. Al via il secondo appuntamento della rassegna A cena con l'artista. L'incontro si svolgerà al Grand Hotel di Porto Venere venerdì 12 aprile. Durante l'evento Lorenzo Marcucetti presenterà Il popolo delle montagne splendenti, il primo romanzo della sua trilogia che racconta la storia che oppose Roma alle popolazioni apuane insediate in Versilia. L'incontro è aperto al pubblico su prenotazione. E apriamo la pagina sportiva, parliamo dello Spezia Calcio. Alla ripresa dei lavori in vista della sfida contro l'Ascoli è Davide Ocherecchia a presentarsi nella sala del Ferdeghini per parlare del match di Foggia. Vediamo un estratto della conferenza stampa. Ripartiamo dalla partita di Foggia e da quello che è successo nel finale e soprattutto dal tuo gol annullato, che insomma anche a occhio nudo c'era subito parso regolare. Su quello non posso dire niente, solo che è normale che ognuno sbaglia nel suo lavoro. Lui l'aveva visto che ero in fuorigioco, poi l'ha fischiato fuorigioco, non potevamo fare niente, solo che in partita così dobbiamo solo andare oltre a quello che fa l'arbitro. Poi dopo abbiamo preso un gol anche. È un episodio tipo così, però dobbiamo andare oltre a quello che è successo sabato. Per la partita posso dire che non abbiamo anche fatto tanto, non so perché, però nel calcio ci sono i momenti che la squadra è in difficoltà su alcune partite, così sabato era uno di quelli. Il rigore o non rigore non potevamo fare niente. Abbiamo sbagliato qualcosina, poi per me sto cercando di lasciare andare quello che è successo sabato. Non ha fischiato rigore, è nato un gol
non possiamo andare indietro, è già successo. Poi dobbiamo solo pensare alla prossima partita, secondo me. E per me devo dire che è una delle partite più brutte che ho fatto quest'anno. Poi devo solo cercare di rimettermi bene fisicamente per la prossima partita, che è più importante, perché dobbiamo fare tutto, dobbiamo chiudere il campionato tutto per sapere prima quello che vogliamo fare, se vogliamo fare playoff o un'altra cosa. Abbiamo fatto una partita sabato che siamo tutti arrabbiati, poi penso che dobbiamo mettere l'arrabbio in campo domenica. Mi dispiace per Ascoli che vengono in sta periodo che siamo così, poi penso che riusciamo a fare bene domenica. L'UISP Nuoto Val di Magra ha raggiunto un prestigioso traguardo, quello dei 30 anni di attività. La cerimonia di compleanno, organizzata in grande stile, ha avuto come scenario il Teatro Tenda di Castelnuovo Magra, davanti a centinaia di atleti, i loro dirigenti, le loro famiglie e le autorità, con la collaborazione dell'associazione locale Gli Amici di Giacò. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. L'UISP Nuoto Val di Magra ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 30 anni di attività. La cerimonia di compleanno ha avuto come scenario il Teatro Tenda di Castelnuovo Magra, con un pranzo sociale il cui ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile di Castelnuovo, gruppo antincendio boschivo, e a favore della ricerca per l'epilessia in memoria del giovane calciatore Lorenzo Clavo. L'8 dicembre del 1988 nasceva come attività della Federazione Italiana Nuoto l'UISP Nuoto Val di Magra. In questi anni molti sono stati gli atleti che si sono succeduti, che hanno nuotato con noi, tanti ragazzi, la Chiara Vizzitelli, la Valentina Vivarelli, Martini Lorenzo, che è stato il primo campione regionale della nostra società. Auguro a questa società di andare avanti e completare veramente sempre con la partecipazione ai campionati italiani assoluti la loro attività. Quella di Castelnuovo è stata l'occasione per lanciare un SOS, la necessità di avere un nuovo impianto al passo con i tempi che possa permettere un ulteriore progresso societario e di rendimento degli atleti. Abbiamo più di 1000 soci che provengono da tutte le parti della Val di Magra e parte dalla Lunigiana. La società è cambiata nel tempo, è cambiata la dirigenza, adesso abbiamo una dirigenza molto giovane e questo ci permetterà di proseguire con tutte le forme di attività che abbiamo, perché noi facciamo attività per bambini, attività per adulti e soprattutto facciamo anche attività per disabili. Noi facciamo un'attività per Special Olympic molto, molto valida e va al di là del nuoto e rientra anche nell'attività sociale. Dopo la premiazione dei tre presidenti, Stefano Landini, Manuel Rizzitelli e Vittorio Bagnone, la cerimonia è passata ai riconoscimenti agli atleti, tutti applauditissimi ed in particolar modo al gruppo degli Special Olympics, uno dei fiori all'occhiello, e i forti nuotatori Omar Fanti ed Elisa Maloni, portabandiera della società a livello nazionale. In chiusura veniamo alle previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 10 aprile. Molto nuvoloso e coperto per nubi sia nei bassi strati che in quota. Possibili rovesci nell'interno, più probabili nelle ore centrali, in locale estensione verso la costa. Sulla costa al mattino nuvolosità variabile, al pomeriggio possibile qualche schiarita. L'umidità si manterrà su valori alti, per quanto riguarda invece i venti inizialmente deboli dai quadranti meridionali con frequenti brezze. Nel pomeriggio in rotazione da sud-ovest e parziale intensificazione a ponente. Il mare poco mosso o mosso, in aumento fino a mosso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10 e una massima di 17 gradi. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie e arrivederci.